Ciao, allora, trucco dedicato a chi per San Valentino uscirà, andrà fuori, andrà a cena o anche per chi resterà a casa. Per il trucco occhi ho utilizzato la Naked che molti di voi hanno a casa, però se non l'avete non vi preoccupate, anche perché ho utilizzato dei colori neutri che si possono facilmente recuperare, che probabilmente avete già a casa. Sulle labbra invece ho usato una di queste nuove tinte Rimmel, guardate che carina con le labbra stampate. E adesso vi lascio al tutorial, ci vediamo subito dopo, vediamo cosa ho combinato. E parto dall'angolo interno applicando Virgin. E continuo con un colore ultra shimmer, sì. Al centro della palpebra mobile applico Sidecar. Sull'angolo esterno stendo uno dei miei colori preferiti, Dark Horse. Nella piega dell'occhio applico l'unico colore opaco che è Buck, marrone medio. E vado a riprendere Virgin per l'arcata sopraccigliare. Per questo trucco ho usato una matita marrone Essence della numero 06 Coco Bean. Sulla rima inferiore, sopra la matita marrone, applico un po' di Dark Horse, il colore che ho applicato sull'angolo esterno. Il mascara è il nuovo Lash Sensational di Maybelline. Come ciglia finta ho usato le Noir Fairy di House of Lashes. Riempio le sopracciglia con il Deep Brow di Anastasia Beverly Hills e il colore Chocolate. Questo è un vecchio fard essence, non so se è ancora reperibile, è il numero 01 Almost Famous ed è anche uno dei miei preferiti. Sul contorno delle labbra applico la matita True Lips numero 32 di Pupa. Ed infine la tinta per labbra Rimmel Provocalypse ed è la numero 200 al Colli. E questo è il risultato finale. Non so se avete notato nel video il top coat, quando applico il top coat non è proprio liquido, quindi non so se ho beccato, ho comprato questa tinta 2 giorni fa, non so se ho beccato quella difettosa oppure qualcuno, pur avendo un sigillo, diciamo che si rimuove molto facilmente, non so se qualcuno l'ha aperto, non l'ha chiuso bene, in questi casi non si sa mai. Comunque è piuttosto gelatinoso, quindi non si applica, non scivola bene e quindi non lascia questo effetto lucido sulle labbra. Quindi ho l'impressione, perché credo che dovrebbe dare, fissare il colore ma anche dare brillantezza, credo di aver beccato quello difettoso. Fatemelo sapere se avete provato questa tinta per labbra, se questa è la consistenza del top coat oppure il mio, che insomma non va. E mando un bacio a tutte, sposate, fidanzate, single, in cerca, felicemente single, insomma, tutte quante. Vi mando un grandissimo bacio. Ciao!